tutti amici, benvenuti in un nuovo What I Eat in a Day versione dieta, ed ecco che cominciamo con la colazione. Allora, per colazione avevo intenzione di farmi una macedonia con le pesche piatte e questo bellissimo mango, che in realtà dall'apparenza sembrerebbe un mango molto bello tonico, poco maturo, perché praticamente è verde. Io l'avevo preso per questo, ma per come si suol dire, l'abito non fa il mango. No, non era propriamente così. Guardate, è molto molto bello. Il problema di questo mango è che, sbucciandolo, mi sono resa conto che era estremamente maturo, nonostante fosse verde fuori. Ho optato non per farmi la macedonia, ma ho deciso poi di frullarlo, di farmi un bel frullato fresco con questo latte scremato, e ci metto dentro il mio bel mango con le pesche, facendo cadere ovviamente a terra perché sennò non sono io. E poi utilizzo il mini pimer, e la scelta del mini pimer è fatta dettata dal fatto che non mi va di lavare altre cose. No, non è quello in realtà. È molto comodo il mini pimer. Mettiamo praticamente il frullato fresco nel mio bicchierone, ci mettiamo la bella signorina cannuccia dentro, e poi affianco il tutto con un bel bacile di sì, una borraccetta di praticamente il mio, diciamo, la mia acqua detox. E poi dopo colazione andiamo tutti a rotolarci nell'erba, come fa lei. Che bella cosa, che vita meravigliosa fanno i miei cani. E sì, vengo anch'io, voglio rotolarmi con te nell'erba, sono felicissima. No, perché mi guardi così? Perché io devo andare a studiare, mi sembra anche ovvio. È ora di pranzo, l'una e mezza, quindi Rosa si prepara il pranzo. Che cosa ci facciamo oggi? Questo bulgur con quinoa. Inizialmente però comincio a mettere nella pentola a bollire un pochino di acqua con il mio brodo Son, o come si chiama lui, che è un brodo diciamo vegetale granulare. E poi peso il mio bulgur e quinoa, che bulgur, se ho ben capito, è un cereale praticamente, molto leggero, indicato proprio per le diete. Lo metto nell'acqua e tempo 10 minuti, l'acqua si asciugherà, è un po' diciamo la preparazione tipica del couscous, una cosa del genere. E quando si è asciugata ci metterò i miei pisellini qui. Poi amalgamare il tutto mettendo giusto un goccino di olio, lo fate amalgamare, e poi mangerò insomma questo qui. E vicino voglio affiancarci questi peperoni fatti semplicemente al forno. Ho messo la carta forno sotto, senza olio, senza grassi, così li ho fatti cuocere. C'è questa visione bucolica che non ho capito per quale motivo l'ho messa. Comunque, godiamoci questi meravigliosi fiori davanti a casa mia. Boh, non so perché. Ed ecco che è arrivata l'ora della merenda. Alla merenda lo facciamo con questo smoothie ananas, banane, cocco, vai che ce la fai, che è la fine del mondo, ragazze mie. Questo l'ho presa al Lidl e potrete trovarla nel mio ultimo video della spesa, che vi linkerò da qualche parte. Ok, non mi uccidete, lo so che lo sto praticamente uccidendo, però io lo diluisco con acqua fresca. Poi nel frattempo che studio, queste chips di mela che ho comprato sempre al Lidl sono molto molto buone, vi danno l'idea di mangiare, insomma di sgranocchiare qualcosa. Ed è arrivata l'ora della cena, ragazze, che cosa ci facciamo per cena? Allora, ho optato, ma sempre con questi termini aulici, per questi shirataki di konjac. Vi metterò nella scheda informativa il video di qualche millennio fa in cui vi parlavo di questi spaghetti diciamo giapponesi di konjac,
e sono degli spaghetti che hanno pochissime calorie, mi sembra tipo 5-10 calorie per 100 grammi, una cosa del genere, quindi pochissime. Sono degli spaghetti fatti con una radice di konjac, hanno una consistenza particolare. Allora io che cosa faccio? Semplicemente sbuccio i miei due bei pomodoroni, ecco l'aglietto. Non è per i vampiri, lo so, io lo metto dappertutto praticamente, se vi può piacere lo mettete, altrimenti lasciate stare, insaporirete con qualche altra cosa. Faccio i miei tocchettini, insomma, taglio il tutto, ripongo in padella e metto a fiamma, diciamo, lenta, e metto un pochino di olio, non gli posso fa. Un pochino di olio per amalgamare il tutto e faccio cuocere appunto a fuoco lento, così che insomma si forma una specie di sughettino. Nel frattempo ragazze, ecco, così vi faccio vedere anche come si utilizzano questi spaghetti particolari. Gli shirataki sono, come potete vedere, contenuti nella loro acquetta. In questo caso sono quelli annodati, praticamente dovete snodarli voi, ma è un'operazione estremamente semplice, guardate, io lo faccio praticamente con una mano. Le annodano perché così ci stanno meglio nella confezione, non è perché hanno qualcosa in particolare, ecco. Vanno sciacquati molto molto bene sotto al getto di acqua fredda, mi raccomando, perché altrimenti hanno un sapore particolare, resta il sapore di quell'acquetta che non è granché, ecco. Poi diluisco, diciamo, il sughetto con un altro pochino di acqua, così che si formi appunto una cremina sotto, un sughettino, ecco, che praticamente ci servirà da base per i nostri anelletti. Vi ho fatto vedere praticamente, questi sono anelletti di pesce, i comuni anelletti di totano, si chiamano così, sì, io li adoro questi praticamente. E niente, quando il sughettino così sarà pronto, ci mettiamo dentro i nostri spaghettini di konjac. Gli spaghettini di konjac, ragazze, dovreste bollirli, però la cosa importante in ogni caso è farli stare almeno 5-10 minuti nel sughetto, comunque, perché praticamente loro sono in sapore e prendono il sapore di quello che voi ci mettete. Io ho aggiunto anche del peperoncino, insomma, per guarnire un pochino il tutto. E questa è la preparazione finita. Spero che comunque questo video vi abbia fatto compagnia, vi possa essere utile. Se passate di qua, mettetemi un pollicino in su, un bacione grande e al prossimo video. Ciao!